l'entrata finale del primo giorno. Benvenuti ai nostri gentili ospiti con cui ci tratterremo. E io cosa volevo dirci? E poi c'era appunto tempo come stasera a Cosenza, come quando l'autunno volge all'inverno, le foglie che volano, nelle piazze, nei bar, le persone che si affollano. È un momento, è un incipit famoso questo di un libro che si chiama Festa Mobile di Ernest Hemingway. Questi giorni a Parigi Festa Mobile è ritornato in auge, viene messo nei posti dove le forze del male hanno portato il seminario morte, dove hanno tentato e tentano di cambiare il nostro quotidiano. Ebbene, io stasera vorrei portare questo clima che è stato deciso a 7 giorni di distanza a Parigi. Ieri sera si è provato a brindare, a sentire musica, come qui abbiamo ascoltato musica, c'era il accenno alla Marsigliese, le grandi canzoni francesi, c'era l'immagine di John Lennon. Una settimana fa, dopo gli attentati, senza essere in maniera preordinata, un signore, un musicista, si è presentato con un piano davanti al teatro e ha suonato Immagine. Ai giornalisti che chiedevano il suo nome, dice: io qui non sono per avere notorietà, io qui ho voluto portare questo segno che molti in tutto il mondo vogliono portare, senza dimenticare che Parigi è anche il Mali, Parigi è Belgio, Parigi è l'Afghanistan, Parigi è tutto il mondo, Parigi è un pensiero occidentale, un pensiero orientale, culture che si devono trovare. E qui stasera questo premio di culture, questo premio che viene da lontano, che ormai ha una sua nuova stagione, che non ha più bisogno, però non dimentichiamo i padri, da 4 anni ci ritroviamo con dei libri, per questo ho inteso iniziare in questo modo, per dire che non passa come non sono mai passati nel Novecento, ancora oggi questa è la nostra battaglia, una battaglia culturale, e da qui andiamo a iniziare. Buonasera. Benvenuti, grazie. Vi chiedo di usare i microfoni che i nostri tecnici hanno portato. Farò dei brevi talk per premiarvi per questa cerimonia finale collegata alle vostre opere e alla vostra vita. Io volevo iniziare proprio col rapporto con le città, con questo premio. Vorrei iniziare dal professor Rodotà, se è d'accordo, se prende il microfono. Professore, volevo dare una notizia: in Cosenza oggi ha vinto in concomitanza col premio 2-1 per le donne a 0. Dico questa cosa perché devo raccontare questo aneddoto. Io ho incrociato da giovane il professor Rodotà, non per i suoi testi famosissimi, ma perché c'era una collana del Padre delle Rose in cui un giovanissimo Walter Veltroni, fuori epoca, si inventò questa cosa che il calcio era una scienza da mare, e sentiva autorevoli personaggi della sinistra, diciamo, politici, cantautori, e intervistò anche lei, in cui lei confessò sul suo amore per il Cosenza in maniera molto spassionata, cosa che poi ritornava. Però tutto questo era un aneddoto simpatico per me. Ma forse è la cosa più bella che ho scritto. Era per sollecitarla a raccontarci brevemente il suo rapporto con questa città, anche con questo premio che viene valutato da personaggi di questa città che dopo la guerra diedero sulla cultura questo valore. Lei viene da una famiglia che è molto pensata nella storia del Risorgimento, ma sono una famiglia di origini albanesi, diciamo, ma molto impiantata nella nostra storia leggera, per l'apporto di un uomo di cultura nazionale e internazionale che ha però delle radici in questa città dove si svolge questo tempo. Ma il mio rapporto è abbastanza complicato, nel senso che ogni tanto qualcuno mi dà pure del rinnegato, dice: ma com'è poi a Cosenza non torni mai, vieni con fatica? C'è un dato obiettivo rappresentato dal fatto che allora la Calabria, Cosenza aveva una sua forte impronta culturale, in questo non voglio adesso fare delle polemiche e tornare a vecchi campanilismi. Cosenza si sentiva la tenere delle Calabria, questa era l'espressione.
espressione che veniva adoperata, e quindi allora c'era un filo culturale molto forte. Adesso io qui c'è un ciò che ha resuscitato questa tradizione in modo migliore, Tedesco, Bruno, Campanella, io ho usato, non ho mai citato, non mi è mai capitato citare Bruno o Tedesco nei miei lavori, ma Campanella sta in esperto a uno dei libri a cui tengo di più, che si chiama La vita in Veleno. Vuol dire che questa tradizione culturale c'era. Io però vedevo qui, per tante ragioni, una chiusura. Allora era molto difficile, sto parlando alla fine degli anni 40, attenzione, io mi sono iscritto all'Università di Roma nel 51 e c'era solo una piccola libreria, in senso, dove certi libri si dovevano ordinare, una libreria poco più che scolastica, questo era il destino. E io compravo, se posso dirlo, a metà di Rosso Tedesco c'era una cartoneria Scornaglietti, dove io compravo La fiera letteraria, perché il mio rapporto col diritto ancora non ho capito come nasce, lo dico sinceramente, ma io avevo questo rapporto tramite la casa dei miei parenti, per parte di madre, una grande casa, questo signore avevano riempito la casa di libri, e man mano che si riempiva una stanza passavano a quella successiva, quindi io avevo davanti agli occhi proprio la successione, ed erano tutti i libri di letteratura. E quindi in quegli anni io, attraverso questo tipo di lettura, sentivo ancora certo gusto, dico, bisogna dire andarsene, io devo essere parlare con sincerità questa sera, felicissimo, felicissimo. E allora questo si è consumato un po' anche con un distacco, nel senso che io pensavo che una serie di opportunità potessero essere coltivate al tempo, e qui le radici non si perdono. Io pateticamente continuo a fare il tifo per il Cosenza, perché è ovvio che non si può tradire, lì è un pezzo di nascita, e quindi oggi io sono attentissimo, io seguo su internet, mi consente di sapere il risultato di oggi, ma potrei descrivere la posizione in classifica della nostra anni. Io qui ci sono tornato poi nel 79 in maniera istituzionale, perché il rapporto con la Calabria è stato prima il rapporto di, o con la città, che è nato qui, ha seguito, aveva libri in casa, questo era già un privilegio, ma c'era una piccola media borghesia molto comodo, questo bisogna dire, molto. Quindi questa è una cosa che mi ha aiutato, perché se ho fatto quella scelta è perché mi misuravo con una cultura che io pensavo avesse bisogno poi, per quanto mi riguardava, di avere un ambiente un po' diverso. Poi naturalmente i legami sono rimasti, si sono poi come dire, rafforzati o forse rinnovati, perché questo è credo il modo migliore per dirlo. Quando nel 79 io sono stato eletto qui, sono stato eletto per tre legislature, quindi allora si è ristabilito un legame, c'è cioè l'università, l'ho seguito fin dall'inizio, e quindi il legame con questa città che poi ho visto crescere, che non è più una città, io la conosco quando mi affaccio da qui, vedo Cosenza vecchia che non è cambiata, e mi fa piacere che non sia cambiata, perché qui c'è un problema di riconoscimento quasi della propria identità, perché, e con questo non voglio parlare male, io abitavo all'inizio di Cosenza nuova, dove sono immediatamente al di là del ponte sul Cusento, e lì sono stato. O anche, non la voglio fare lunga, anche quel tanto di amore per la politica che mi pare ho manifestato anche eccessivamente in qualche momento della mia vita, è nato perché io poi nella campagna elettorale del 48 l'ho visto come un grande teatro, allora c'era il comizio, ma già
già posso dire immediatamente dopo il 46, e la finisco qui, perché allora io ho sentito Nenni che parlava a Cosenza. Io mi ricordo quando arrivò con gli altri che parlò sullo spiazzo dello vecchio ospedale distrutto, e c'era, come dire, io avvertivo, non dico in casa mia, non c'era, questi più su, si dà che cosa succede stasera che li parlano gli altri. Ovviamente non successe niente, però io. E poi questo grande spettacolo che è stata la campagna elettorale del 48, che mi ha fatto vedere l'impresa diretta come si faceva politica allora. E quindi io tutte queste cose me le sono portate dietro, e in contatto con la società calabrese di liceo, io continuo a parlare di Bernardino Telesio come di un tempo. Beh, veramente, insomma, io ho avuto un professore di grande fortuna, l'attuale rettore dell'Università di Roma, Eugenio Galli, è figlio del mio professore di latino e greco, Gino Gaudio, che è un professore straordinario che faceva letteratura, che si arrabbiava con me perché io mi piaceva molto, ma tanto, perché tradurre molto l'italiano al latino, non mi piace la traduzione, però mi inventavo le parole. Lui arrivava in classe e faceva delle scenate dicendo: mi hai fatto perdere 3 ore guardando su tutti i dizionari, e così. Non so, Ippolito che era professore di filosofia, chiudo qui, che aveva una sua traduzione, di dire, molto legata con il passato regime, se così, come si diceva. Lui quando ci leggeva delle pagine di Kant, e vedevi che questo signore era commosso, allora questo ha aiutato me, credo, a entrare in che cosa? Il gioco, se io, e chiudo su questo, può essere un paradosso, poi proprio perché in quel momento c'è una certa pienezza culturale che io avvertivo, ho nello stesso tempo detto: questo non mi basta. Atto di presunzione terribile, ma se fossi stato in un posto probabilmente meno ricco, meno stimolante, avrei detto: vado tranquillamente alle scale da qualsiasi parte. E invece, e poi di Valenza, il rinnegato e tutto quello che. E quindi stasera è molto importante, perché se qui viene riconosciuto questo passato con luce, ombra, di Valenza, di rinnegato, io ne sono molto contento. E siamo contenti tutti, com'è? E i suoi ricordi, ognuno ha i suoi anziani che toccavano. Mio padre, che era nato nel 1907, mi raccontava sempre questa lezione di filosofia di Pietro Mancini sul cielo stellato di Kant, ero vicino al mio professore italiano, anche un po', e quindi i ricordi di noi tutti collettivi potrebbero essere tanti. Professoressa Chiara Saracino, lei invece di cultura torinese, oppure solo è una città, però lei insegna anche all'estero. Volevo un tuo ricordo del tipo del professore in realtà legato alle sue radici. Ma in realtà io sono molto meticcia, nel senso che molto interessante, mi sento meticcia come origini, perché come dice il mio cognome chiaramente ho origini meridionali da parte paterna. Dicevo stamattina, io avevo una nonna, mai conosciuti i miei nonni paterni, una nonna calabrese e un nonno siracusano da parte paterna, e invece la parte materna era mantovani, quindi medizio. E io nella mia vita, nell'intera mia vita, credo di essere transitata in tutto il nord Italia. Sono stata nata a Milano, vissuto a Milano, vissuto a Milano, sono stata 22 anni a Trento, che ha segnato molto. Per la domanda, immagino, è stata molto significativa. Sì, è anche stata un'esperienza durissima, durissima, perché ho fatto tutto dal 69 al 90.
Pristina, perché non era una città facile, io lo chiamavo il sud del nord e non era un complimento, confesso, confesso, chiamavo, era una città molto democristiana al tempo, cioè era difficile dove essere una femminista di sinistra che si occupava oltretutto di un tema così sensibile come la famiglia, che era il mio tema. Non mi portava grandi amicizie, sono stato persino oggetto di interpellate sullo comunale per i miei studi. Faccio una dicembre molto più avanzata. Come? No, adesso è totalmente diversa, sono le mie memorie che sono, insomma, è difficile cancellare tutto, certe memorie adesso mi amano moltissimo, quindi non mi posso lamentare, però le mie figlie sono anche un pezzo grosso della mia vita, e poi sono andata a Torino, quindi Milano, Trento, Torino, e non ho proprio insegnato, sì, sono stata tanto anche negli Stati Uniti, però gli ultimi anni della mia vita, la mia vita professionale, spero che non sia finita del tutto, della mia vita professionale, diciamo istituzionale, quella in cui non ho un contratto di lavoro, non è in pensione come sono adesso, li ho passati ed è stato. Io dico che sono stata molto fortunata nella mia vita, nel senso che ho fatto degli incontri meravigliosi con materie e con persone che mi hanno di volta in volta convinto a occuparmi di cose di cui prima non avrei pensato di occuparmi. E comunque sono andata in Germania, mi hanno chiesto di andare in Germania a fare ricerca per 5 anni. Un regalo enorme a un accademico, soprattutto italiano. La ricerca è sempre qualcosa che si fa a lato di tutti gli altri doveri che uno ha, invece avere 5 anni nella parte più matura della mia vita professionale, istituzionale, dedicata alla ricerca in un altro paese, è una cosa che apre la testa. Mi sembra che 40.000 italiani vivano a Berlino, molti sono giovani e molti sono ricercati. Avevano lo stesso spirito di loro andare a Cosenza negli anni 40 a cercare un altro opera. Perché vanno a Berlino, ci vanno, e anche una Berlino dell'anima, devo dire, non so se trovano quello che cercano, certamente è una città di grande interesse, innanzitutto perché è una città dove tutto è doppio, da quando è caduto il muro di Berlino, cioè, sono doppi musei, doppi le sale di concerto, doppia l'opera, cioè, quindi ha un'offerta enorme. Dove a lungo, adesso non è più tanto vero, gli affitti costavano pochissimo, e quindi, come ha spiegato un giovane artista, è diventata molto interessante per giovani artisti che per quali molto costosi, e questa è una città vivacissima, perché piena, e credo il suo sindaco dice che è povera ma sexy, ma io dico, cioè, è povera ma giovane, molto giovane per tutte queste università, questo dà un respiro enorme alla, alla capacità di innovazione. Infatti dicevo sempre vivo Berlino, non vivo in Germania. È una giusta connotazione, mi sembra bene. Grazie. Spero che non sbaglio di nuovo come con la professoressa. Lei ti ancora, ma il giorno di origine non lo vorresti sbagliare. Mio padre era. Tuo padre era. Non lo so. Mi viene romano. Sì, sono nato a Roma e sono romano. Sono anche romanista. Facciamo stare quelli dell'altra parte del Tupolone, no? Questo straordinario romanzo 1960, per la dichiarazione evoca quasi un film di Blasetti 1860, a proposito, in fondo si vede, per chi volesse acquistare i libri regalati dal primo siglo, c'è un banco appunto straordinario, di Roma parleremo nei nostri piccoli dopo. Ma volevo fare delle suggestioni su Cosenza che immagino la riguarda. Uno, che premio Silva, lo sappiamo, con dei lettori forti, non passa solo attraverso i giurati,
ma nel suo libro ho visto una presentazione molto intensa a Cosenza con due testimonial d'eccellenza che sono i miei amici Ugo Cicaruso, che sulle società dello spettacolo potrebbe intrattenere il mondo per le settimane, e anche Paolo Palma, che è un esperto di un altro aspetto del suo libro fondamentale, che è quello di Giorgio Lorenzo. Però lei ha pure due amici cosentini illustri, Antonio Monda, di cui siamo lieti, e quindi immagino con le frequentazioni di Antonio, ma soprattutto lei vede qualcosa, credo, ad Antonio Cordico, critico di Sette, che nel momento in cui lei, possiamo dire, divide la letteratura italiana, insomma, beneficia di questo. Questi interventi che alcuni chiamano marketing culturale. Quindi questi suoi amici, questo suo corollario consentito, ci vuole raccontare qualcosa, se non mi dispiace. No, non mi dispiace affatto. Io l'unica cosa che posso raccontare di questa cosa è, appunto, ieri Antonio Dorico mi ha mandato un messaggino dicendo: guarda che se vai nel centro a Cosenza c'è una discesa che è la salita della delegazione. Sì, no? Ho detto: guarda che vedrai che è una strada ripidissima, che io quando ero un ragazzino facevo senza freni in bicicletta, finiva dove passavano anche i camion, e questa cosa non so per quale, così grazia divina, nessuno di noi si è mai fatto niente. Allora ieri sera siamo passati, eravamo andati a cena di vicino, siamo passati, e quindi gli ho mandato la foto e gli ho detto: guarda, confonda lo stop a destra, c'è via Petrarca, dove io sono nato, giusto, mi viene da piangere, l'ho scritto. Quindi questa è l'unica cosa che posso dire. Poi io invece stavo ascoltando prima il professor Rodà, mi sono in qualche modo rivisto indegnamente il suo rapporto con la città, no? Io sono andato via da Roma, ma soltanto 2-3 anni, quando avevo 25 anni, sono andato a vivere in Inghilterra, e proprio in quel momento ho iniziato a amare disperatamente la mia città, cioè da turista, quando tornavo una volta ogni mese, due mesi, per la prima volta mi sono accorto che vivevo un'esperienza straordinaria, una città straordinaria. E questa cosa, l'amore per questa città, il fatto che io comunque ritorni a parlarne, a cercare di descriverla quasi in maniera toponomastica in tutti i miei libri, deriva dal fatto proprio da un incontro in una libreria, in una libreria di Londra, in una traversa di Charing Cross Road, c'è una libreria italiana, e lì ho trovato un libro di Antonio Baldini su Roma, e Antonio Baldini l'ho assunto come personaggio del mio primo romanzo, e mi sono innamorato di questa città attraverso un libro comprato a Londra. E da quel momento ho pensato, mi ricordo ogni volta che tornavo a Roma, prendevo il motorino e me la giravo come se un po' come se la vedessi per la prima volta. E in qualche modo ho iniziato a scrivere di Roma e di una determinata Roma con uno spirito forse anche un po' polemico nei confronti di tanti scrittori e registi della mia generazione che hanno rinunciato a raccontare Roma nella sua interezza, nella sua magnificenza, prediligendo invece soltanto degli aspetti, magari appunto a raccontare soltanto una certa periferia, mentre invece non riuscivano più a scontrarsi con questo ingombrantissimo mito di Roma. E allora studiando la città, andando in giro, studiando sui testi, sono accodato al momento massimo del Novecento, la mia città, che è stata appunto gli anni 60, soprattutto l'estate del mondo, diciamo, a parlare dopo. E quindi, insomma, anch'io in qualche modo sono dovuto andare via dalla mia città per apprezzarla, per amarla, e in qualche modo l'ho amata attraverso i libri. E ho un grande senso di colpa nei confronti della mia città, anche per il fatto che fino a quel momento non l'avevo conosciuta, non l'avevo amata attraverso i libri e la letteratura, perché per me, la storia della mia storia familiare, io ho studiato diritto, volevo studiare lettere, e invece mio padre mi diceva: ma che cosa vai a studiare lettere, devi fare l'avvocato, devi trovarti un lavoro per la vita.
No, quindi io leggevo, quando ero ragazzino leggevo, non dico di nascosto ma quasi, mi scocciava farmi vedere leggere romanzi a casa, perché erano considerate una cosa, insomma, una perdita di tempo. E quindi ho sempre vissuto l'esercizio della letteratura e della lettura con un senso di colpa. E quindi come una specie di vizio, era un po' associato a quando mi fumavo qualche prima o poi. È successo una cosa. I buoni letterari passano anche da queste cose. Non lo so. Sicuramente. Straordinario libro che stasera viene premiato, perché lei ha vissuto per 20 anni a Napoli e per questa ricerca straordinaria sui neonicotici, la camorra, e lei però l'ha fatta non presentandosi come uno studioso in giro per i quartieri spagnoli, ma da quello che ho capito leggendo il libro lei è stato accettato, è entrato in quelle culture per meglio raccontarle. Un'esperienza straordinaria, oltre che un lavoro di intellettuale. Anzi, devo correggere questo, non ho fatto una specie di infiltrazione, mi sono sempre presentato come antropologo. Però pure che era un giornalista, diciamo, pure che è interessato alla materia, un po' di certo che mi permetto di dire. Sì, antropologo e so, sì, è vero, anche fatto regista di videoclip musicali. Che è un po' diverso da... È comunque un po' diverso. Bravo, ci racconta un po' questa esperienza, che cosa è sembrata questa Napoli, anche perché la scelta del lavoro di te. Imparavo pochissimo, devo dire, parlando semplicemente. Bisognava interagire, vivere e fare come le persone che frequentavo. Quindi pensavo il modo migliore fosse lavorare con loro. E visto che avevo qualche dote con la videocamera, ho fatto questa proposta a qualche musicista di fare videoclip per loro. E in queste interazioni ho capito i modi in cui il valore viene definito e gli scambi, come funzionano, che sono gli oggetti di scambio e che tipo di rapporti si sviluppano attorno a questi scambi. Quindi ho imparato moltissimo facendo con loro queste attività e altre attività. Si chiama in antropologia il metodo di osservazione partecipante, quindi non solo di stare fuori e osservare, ma di coinvolgersi, non vedere un oggetto distaccatamente ma da vicino. Questa è stata un'esperienza molto intensa, perché mi sono messo alla prova molte volte. Cioè, una società molto diversa dalla mia, in America siamo molto più distaccati l'un dall'altro, siamo anche, direi, meno generosi dei napoletani, degli italiani in generale, perché quando ci avviciniamo non è che ci diamo dal sé così senza un senso di rischio come ho visto a Napoli. Quindi ho dovuto anche tirare fuori più di me e offrire qualcosa all'altro, non solo di osservare e così via. Non so se mi spiego, ma... Sì, sì, molto bene la sua esperienza, riesce a vedere molto bene tutto il pubblico e tutti i nostri amici stasera la cosa. Direi che è arrivato il momento, il tuo momento di premiarla per questo suo straordinario lavoro, Napoli sotto traccia. Camorra, zona grigia e arte di arrangiarsi, musica neomelodica e marginalità sociale, pubblicato da Donzelli, e c'è l'editore Carmine Donzelli che con piacere salutiamo. Venire qui vicino a me per leggere la motivazione e poi per la premiazione. Prego, Marta.
tuo microfono, aspetta che... Vabbè, un bel lavoro, prima della motivazione canonica è un straordinario lavoro fatto con questo suo amico. È un lavoro fantastico e peraltro io credo che questo lavoro di Jason spiega bene che cosa significa questo premio che noi abbiamo creato nella nuova edizione del premio. Voglio ricordare che io me l'ho dimenticato, tu lo fai meglio di me. Sì, si chiama Sguardo da lontano ed è un premio per un lavoro, per uno studio scientifico, diciamo, non la narrativa, un lavoro che riguarda il meridione, che riguarda il mezzogiorno, scritto, pubblicato originariamente non in italiano. Cioè noi abbiamo evitato di chiamarlo, se scritto dall'italiano o non italiano, però scritto in un'altra lingua e poi tradotto in italiano. E come mi aveva detto Gemma, se posso citarla, qualche tempo fa, ho detto, io finalmente, dopo 4 anni, leggendo come Jason Pine ci ha spiegato in 3 pagine cosa significa berlusconismo, ho capito perché abbiamo creato Lo sguardo da lontano. E direi che questo è un esempio ottimo di questo, del valore dello sguardo da lontano. Se posso dire una cosa, Jason, noi ci siamo abituati per l'impegno civile, per dover prendere le parti, a considerare la divisione netta tra legale, illegale e l'illegale. La camorra è la vita delle persone per bene. Jason, che non ha, anche se ha sentito ovviamente il peso, diciamo, di questo dover prendere parti, non aveva questo stereotipo. E dunque lui ha visto questa vasta zona grigia dove l'arte si intreccia con la vita, dove questi neomelodici costruiscono in una maniera attiva, in combutta, in intrecci con il mondo della camorra, costruiscono la propria soggettività. Leggiamo la motivazione. Napoli. Prego, facciamo una cosa. Scusate il mio impazzimento. Gemma, con la sua citazione, abbiamo sentito il premio. Prego. Napoli sotto traccia di Jason Pine, antropologo alla State University of New York a Purchase, è frutto dell'etnografia al suo meglio. I 10 anni di osservazione partecipata della scena neomelodica napoletana, un demimon sospeso tra la criminalità organizzata, la camorra e la vita ordinaria dei quartieri popolari, Pine ne ha esplorato la quotidiana arte di arrangiarsi. Il titolo dell'originale americano del libro è infatti The Art of Making Do in Naples. Ne è venuto fuori un libro di affascinante lettura e di una fresca originalità interpretativa. Laddove chi ha guardato da vicino, come ad esempio Roberto Saviano nel suo famoso Gomorra, ha visto l'opposizione binaria tra illegale e illegale, o al massimo l'esotismo pittoresco di Gigi D'Alessio, Pine, guardando da lontano, vede una vasta zona grigia di un'economia sommersa in cui si mescolano l'arte e la vita. Gli interlocutori di Pine, cantanti e produttori e distributori in nero della musica, sono protagonisti delle interazioni sociali complesse e vivaci, in cui cercano di affermare la propria sovranità personale. E l'autore ha il coraggio di parteggiare per questi maestri di strada nell'arte di arrangiarsi, ben consapevole di remare contro uno stereotipo consolidato. Per ultima, ma non meno importante, il libro di Pine, pur denso di riferimenti colti, si legge tutto d'un fiato. Un applauso. Grazie. 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 Grazie.
succede sia a una Zagora di un Oscar, aiutami tu a dire questa chicca che è il livello di istituzione del nostro premio di un poco. Sì, quest'anno abbiamo inaugurato la collaborazione con il maestro Mimmo Paladino, che ci ha generosamente donato il disegno del manifesto che vedete, e soprattutto ci ha donato questo bellissimo bronzetto che sarà da ora in poi il premio SIDA, cioè anche nelle edizioni successive il premio sarà questo magnifico bronzetto. Quindi un grazie a Mimmo Paladino per una cultura di... la presenza con questo tempo. Ci racconta qualcosa dei neomelodici, è una musica che l'ha interessata, l'ha affascinata, insomma, che è in questa auto basso in Italia, diciamo, gli intellettuali magari per me alcuni non riescono a cogliere. Lei cosa ha trovato in questa ricerca così ampia, dico proprio da un punto di vista musicale di questa Napoli, che lei tra l'altro anche da un punto di vista della musica ci racconta benissimo quella che era la tradizione e quella che diventa questa innovazione, diciamo, dei neomelodici? La musica neomelodica è molto affascinante per me, soprattutto a causa delle polemiche intorno. Questa era una delle prime attrazioni per me. Come mai una musica, un genere musicale, può suscitare queste reazioni fortissime e vecchi, vecchi stereotipi dannosi del sud? E poi mi faceva ricordare degli anni 80 negli Stati Uniti con la musica rap. E mi sembrava un'altra specie di razzismo, diciamo, che volevo andare oltre questo e capire qual è il processo di produzione di questa musica, di circolazione di questa musica. E ho visto che ci sono delle tracce interessanti di come assorbono influenze musicali dell'America, dell'Inghilterra, dell'Europa in generale, anche la Spagna, ma come adottano queste tracce, non solo musicali ma anche di performance, ma come negoziano di non cambiarsi e diventare mainstream, ma di ritenere un'identità locale nonostante la volontà, la voglia di essere grandi in Italia e oltre. E questa tensione mi è ancora molto interessante, come si sviluppa con le tecnologie di circolazione e anche di produzione, quanto diventa più facile entrare in questi circuiti mainstream, ma comunque resistere a diventare mainstream in questo senso. Quindi è musica underground, si dice, certo, ma nel senso reale, non è solo un'etichetta, è reale. È realmente underground, neomelodico del meridione. Se lo vede interessante, grazie. Professoressa Saracino, posso chiedere rispetto al libro del nostro premiato, se l'ha, rispetto alla straordinaria discussione che ha fatto stamattina, se l'arte di arrangiarsi a Napoli e nel sud rimane un elemento diverso alle ricerche di povertà che ascoltavamo nelle sue teorie, nelle sue analisi e nei suoi studi? Sicuramente sì, ma proprio analisi fatte non da me, ma per esempio c'è cioè una straordinaria studiosa napoletana che si chiama Enrica Morlicchio, che ha molto studiato Napoli, e secondo questi studi gli ultimi sviluppi economici e sociali hanno un po' indebolito questa rete informale di economia del vicolo, l'economia del vicolo, ma anche le solidarietà familiari, certe risorse che non tiravano fuori dalla libertà, ma consentivano una certa sussistenza, una circolazione
risorse, c'è cioè una bravissima antropologa americana, proprio in questo fenomeno, che parlava di Ola Orchin, cioè che tra i poveri ci si aiuta facendo continuamente circolare le poche risorse che ci sono, come se fossimo tutti della stessa famiglia. Ecco, questo sembra che nel Mezzogiorno stia venendo meno, particolare lei parlava di Napoli, giusto appunto, parla di Napoli e dice che si vede sempre più indebolito anche questo, mentre si indebolisce il welfare istituzionale, si sta indebolendo anche il welfare informale, cioè non è infatti vero che c'è un effetto di sostituzione, sembra quasi che si possa stare solo un po' assieme, ma se si indebolisce uno si indebolisce anche l'altro, quindi non sono peggiorate da questo anche la crisi. E poi uno potrebbe dire anche più positivamente, sono giustamente, legittimamente anche aumentate le aspettative, cioè per cui il mondo non vive, non ci si accontenta, si vuole che i propri figli vadano avanti, si vuole avere un lavoro vero, si vuole avere. Qui anche quest'idea che ricordavo un po' stamattina, che poveri ma felici, a parte che io sempre dubito che fossero così felici, però implica una certa rassegnazione, quindi il non essere rassegnati può essere un effetto, una cosa positiva, se riesce a incontrare una qualche risorsa per cui valga la pena di mobilitarsi e non soltanto di ribellarsi in modo un po' autodistruttivo. Quindi io vedo positivamente il fatto che non ci si accontenti più dell'informalità o solo. Certo, occasione ghiotta per passare la palla, ma in questo caso il microfono al professor Dottorà, Fino Siva, Poggio, cioè la vicina del giornalismo, i temi che stiamo trattandoci conducono a questa questione di Napoli antichissima, del paradiso abitato da diavoli, c'è sempre giornalisticamente un ritorno a questo meridionalismo. Aspettavamo quest'estate per esempio un piano straordinario, non abbiamo capito neanche dove è finito, forse le vicende dell'autunno arriverà prima o poi. La battaglia meridionalista sta arrivando, solo all'epoca della rete oppure da contemporanea cosa possiamo dire? Ma diciamo che è più grande, si dice che il più grande divario del mondo, non so se sia vero. Io non so se sia vero, in Europa sì, certamente. E devo dire, nell'arco della mia lunga esistenza, io ho anche un po' vissuta questa vicenda del respingere sullo sfondo quella che veniva chiamata la questione meridionale. Ci sono stati momenti. La questione meridionale era diventata in un certo momento questione nazionale, anche attraverso delle istituzioni, la Svimez, e qui torna il cognome Saraceno, la squadra Saraceno ha avuto un ruolo straordinario, ma di promozione culturale, la Svimez era... Ma devo dire che in quel momento non ne farei soltanto una questione di discussione di punti di vista politici. C'era un'attenzione concentrata attraverso l'attività della Svimez, che era un'attività assolutamente concreta. I rapporti Svimez erano in quel momento. Adesso c'è ogni anno e anche in questi giorni la presentazione del rapporto Censis e via dicendo. In certi momenti più immaginifico che altro, almeno per i miei gusti, ma io ricordo come si leggeva il rapporto Svimez invece, che era una cosa straordinaria, era un modo non per sono un po' pietistico, un po', ma questi poveretti nel sud qualcosa bisogna fare, era invece il mettere a fuoco una grande questione. Una grande questione che aveva tante radici, perché l'emigrazione meridionale, più lontana, più vicina agli anni del dopoguerra, paesi completamente svuotati. Io poi ho conosciuto anche, e queste erano le questioni meridionali, io ho conosciuto nei paesi della provincia di Cosenza donne che a un certo momento avevano perduto il marito.
David era partito anni prima, non sapeva scrivere, e quindi la rete forse qualcosa lo costruisce, perché invece oggi questo problema non c'è. Nello stesso tempo, crescendo, come dire, da tanti punti di vista comunicativi e via dicendo, la possibilità di integrare la discussione del mezzogiorno e poi la discussione generale, invece questo è uscito dall'orizzonte politico. Ed è uscito dall'orizzonte politico per, non solo lo dico con grande sincerità, perché il nord se ne è disinteressato, perché le regioni meridionali, come dire, si sono fatte male da sola. Se uno riflette, io ricordo benissimo i rapporti Svimez quando si occupavano di come venivano utilizzate le risorse. Io questo devo anche dare un piccolo tributo a una persona, Francesco Compagna, che creò una rivista non a caso intitolata Nord e Sud, sulla quale io ho fatto molte prove, ho scritto molte cose, e Francesco Compagni rifiutava tutti gli stereotipi e diceva che dobbiamo guardarci noi in casa, come sono state dissipate le risorse. Non voglio dire, insomma, potrei fare tanti di quegli esempi, ma le regioni meridionali, prima ancora di essere diventate oggetto di un potere criminale che le governa in molti momenti, lo dobbiamo dire con sincerità, perché altrimenti ci prendiamo in giro da soli. E non c'era solo il vecchio rapporto tra centro politico e i voti che prendeva Vittorio Emanuele Orlando nei collegi intorno a Palermo, c'è stato molto di più, c'è stata una tale profonda integrazione che poi a un certo punto si è rivoltata anche contro chi pensava, è accaduto in molte situazioni, che la politica potesse governare tutto questo. Questo è quello che è avvenuto. A questione di ordine pubblico si impoverisce la dimensione sociale, la dimensione personale, vengono completamente cancellate, e questo è avvenuto. E quindi in questo momento chi fa cultura nel nostro giorno, io lo dico, e dovrebbe essere sostenuta in ogni modo, dovrebbe essere sostenuta, perché è l'unico modo per recuperare i piani non arrivano perché la cultura meridionale non è in grado in questo momento di essere un interlocutore vero ed esigente. Questo è un punto che io, devo dire la verità, sento con molto dispiacere, ma non solo perché sono nato qui, ma perché gli squilibri che viviamo in questo momento sono tali e da preoccupare. C'è tutto. Una persona, adesso non voglio ricordare nome e cognome, cerco di evitare, mi ha raccontato la sua esperienza di aver creato nella provincia di Cosenza una scuola per madri. Avanti, ma 50 dopo un biennio sono stati diplomati, 40 su 50 sono andati via dalla parte. Non si riesce a trattenere più nulla. Io lo dico anche con Orlando, che due cose le voglio dire in aggiunta. Primo, perché non si riesce a trattenere anche adesso? Questo è un grande problema. Chi rimane fa un servizio e un dono a queste regioni incommensurabile e riesce a produrre cultura di assoluta eccellenza. Ma io vengo da una famiglia, mi sono ricordato il fatto che sono anche adesso, non ne sono quando mi sono candidato qui, sono andato in quelli che sono chiamati paesi albanesi, loro mi parlavano in albanese, non ne capivo una parola perché si era perduta. Però battuta, una volta Cesare Lupolini, avendo saputo tutto questo, mi disse: allora ho capito perché tu hai tutto questo garantismo eccessivo, lo riteneva la comunista, cioè, perché? È perché tu vieni da una minoranza discriminata e oppressa, forse non è così, ma perché poi nella mia famiglia, ecco un altro tratto, faccio una battuta, una certa attrazione addirittura per saltare in alto, di andare direttamente a Roma. Io ho avuto due in famiglia, due che erano ecclesiastici, uno dei quali ha scritto una storia del rito greco in Italia che ancora oggi è considerato un testo di riferimento.
istante da stato, a Cosenza e negli Stati Uniti. Allora, questo signore che è stato bibliotecario americano, quindi qualcosa, è l'unico rimpianto che la sua biblioteca è andata dispersa, ma queste sono colpe della mia famiglia, come sono colpe dei meridionali avere disperso un certo patrimonio. Quindi oggi l'attesa, c'è l'azione politica dell'alta, c'è la legittimazione forte per dire ma perché questo piano non va avanti, perché nelle leggi di stabilità, come è stato detto in questo giorno, il mezzogiorno non c'è. Guardiamo dalle nostre parti, non diciamo il nord è cattivo, il nord si è dimenticato, tutte queste cose che sono molto consolatorie di essere aperto. Non in maniera, sentivo ieri che era fuori di Roma e anche sentivo competenze su musica classica, invece conosco la bibliografia, una biografia molto sentita su un mito di molti di noi che è Bruce Springsteen e il Boss, un'analisi molto approfondita sulla musica italiana per Annati, è molto interessante sentire cosa pensi del neomelodico, diciamo, con queste competenze e con queste passioni. Beh, il riferimento al rap mi sembra particolarmente azzeccato. Nella musica neomelodica, come il rap, è un sistema. Tra l'altro, appunto, molto spesso poco studiato. Innanzitutto si raccontano delle storie che sono tipiche di quel territorio molto meglio che molte altre forme d'arte. Pensiamo al rap, quello che se si facesse, io tante volte ho chiesto a degli editori italiani di fare un'antologia dei testi del rap americano degli anni 80 tradotti, perché ci consiglierebbe uno spaccato sull'America dei ghetti straordinaria, una assoluta complessità, perché probabilmente noi non sappiamo nulla di quello. La stessa cosa succede con i neomelodici. Come il rap, la musica neomelodica è anche industria. Quello che succedeva negli anni 80, a partire dagli anni 80 a Napoli, era che c'erano dei cantanti che vendevano, chiaramente al mercato nero, più copie dei loro dischi di quanto facevano Battisti, Baglioni, Lucio Dalla, e erano dei nomi che fuori da Napoli nessuno conosceva. Era incredibile questo. Che si era creato chiaramente grazie anche all'apporto finanziario della Camorra, si era creato un sistema, un vero e proprio sistema industriale, tutto autoriferito, e questo chiaramente da un punto di vista di uno studioso è assolutamente molto interessante. Da un punto di vista del musicologo, come io ho provato a fare tutta quella storia della canzone italiana, lo è altrettanto, e segnala tra l'altro un dato dal punto di vista musicale. C'è una continuità dei neomelodici rispetto alla tradizione della canzone napoletana classica. Cioè la quarta via ai neomelodici per una continuità? Assolutamente sì, ed è questa. La canzone pop italiana non è una canzone popular, cioè non ha radici popolari come per esempio la musica americana, la musica il rock o il blues. La musica, la canzone popolare italiana è figlia della musica corta, figlia delle arie d'opera e nasce dei palcoscenici dei teatri d'opera. Quindi è una musica che viene da una musica corta. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il cantante italiano, questa è una cosa che è rimasta anche oggi se ci pensiamo, il cantante italiano canta sempre dalle assi di un palcoscenico rivolto ad un buio, a una platea indistinta, con la voce spiegata. I neomelodici fanno esattamente questo. In America invece i bluesmen rurali che cantavano con la chitarra e che cantavano invece a un pubblico che era attorno al fuoco, o i crooner che cantavano alla radio, che cantavano, sussurravano la parola d'amore a ognuna delle ragazze che stava ascoltando la radio, facevano altro. I cantanti italiani invece continuano a spiegare la voce e a cantare ad alta voce perché nascono dal teatro. E questo
perché è importante? Perché comunque in qualche modo è anche dal punto di vista della nostalgia bello, perché a Napoli ancora adesso si fa una cosa che ormai si è perduta. Quando tu parlavi del cambiamento della musica rispetto alla tecnologia, c'è stato un cambiamento epocale nella musica, nella produzione di musica, ed è il modo con cui noi fruiamo. Ormai la gente non ascolta più la musica dalle casse di uno stereo, non si sentono più le canzoni che ascoltano dalle finestre, ma si ascoltano in cuffia. Questo tra l'altro ha cambiato tutta la produzione della musica, perché se tu ascolti una cosa in cuffia ti dà fastidio la distorsione. Il rock è morto nel momento in cui i ragazzi lo ascoltano nelle cuffie, vogliono sentire dei suoni sintetizzati, plastificati e puliti. A Napoli, la musica neomelodica napoletana è ancora una musica che va cantata ad alta voce, che esce dalle finestre, che va cantata in coro. E questa è l'ultima cosa che è rimasta, l'ultimo modo di fruire la musica in questa maniera che è rimasta anche in Italia. Ed è figlia di quella tradizione, cioè Di Giacomo sta a Gigi D'Alessio molto più di quanto noi pensiamo da questo punto di vista. E la continuità della canzone italiana, di tipo teatrale, di tipo colto, paradossalmente è proprio questi figli di questa Napoli più povera che hanno gioco forza dovuto trovare il loro brodo di cultura nei soldi sporchi. Gigi D'Alessio, non dico nulla di clamoroso, Gigi D'Alessio ha fatto i soldi quando il padre si è venduto alla lavanderia ai camorristi e gli hanno dato i soldi per fare i dischi. Tutti i cantanti neomelodici napoletani più o meno sono nati anche di Rodanzo, è una storia corrente, però appunto la tradizione della musica, della canzone italiana colta, è perpetuata in qualche modo paradossale dalla musica dei neomelodici, che ha studiato. Io purtroppo ho fatto la trilogia della canzone italiana, questo libro ancora non è riuscito, però l'avrei plagiato da massa. A proposito di siamo in un periodo la colonna sonora del boom, quindi da una parte ci sono i cantautori genovesi, quindi il 1960 è l'anno di quella che secondo me è la più bella canzone italiana di tutti i tempi, che c'è in una stanza, quindi l'anno di Gino Paolo, l'anno di Tecco, ma è anche l'anno, e questa secondo me è la cosa più interessante, diciamo così, dal punto di vista sociologico, è l'anno in cui esplode il rock and roll con 5 anni di ritardo rispetto agli Stati Uniti. Sì, Elvis Presley, che in America aveva avuto un successo pazzesco nel 56, in Italia entra nella top 10 della classifica dei dischi più venduti proprio nell'estate del 60. Adriano Calentano è uno di quelli che canta un grande rosso piano le parole, e funziona molto, canta Gela Os Rock al primo festival rock and roll di Milano. E tra l'altro la band che accompagna Adriano Celentano in questa prima prova canta per 18 volte di seguito Gelatroppo, che è l'unica canzone che ha detto io, vedeva Luigi Tecco al sassofono e Giorgio Gaber alla chitarra, quindi era un gruppo piuttosto estemporaneo, straordinario. La canzone, perché il rock and roll è importante? E tra l'altro ci sono dei cantanti al di là di Celentano che sono stati dimenticati, ma straordinari. C'era una cantante che si chiamava Brunetta, che aveva un gruppo di spalle, era Brunetta e i suoi cavalieri. Voi andate a trovare su YouTube, perché questa cantante donna, una rocker donna nel 1960, che cantava come una punk, se la vedete, cantava dei testi rossissimi con la chitarra, era veramente straordinaria per quei tempi. Perché è importante? Perché segnava l'introduzione in Italia di una categoria che fino al 1960 non esisteva, e cioè quella dei teenager, i giovani che potevano continuare e potevano il rock and roll in America era coevo al James Dean e a Marvin Gaye, a che cosa mi posso ribellare, mi ribello a tutto quello che c'era prima di me. In Italia questo succede proprio a partire dal 1960 più o meno, e è esemplificato in musica appunto da rock and roll, quindi è la musica rivoluzionaria, la musica che identifica i teenager. Nel cinema veniva, e questo è molto delicato, nel cinema in quegli anni ci sono le prime Lolite,
e quindi c'è la Catherine Spack di La Voce della Chiamata, Medusa Galli, c'è Stefania Sandrelli. Che cosa rappresentava quel modello lì? Rappresentava per la prima volta il fatto che delle ragazze di 16-17 anni avessero e potessero comunque comunicare una sessualità. Ed era una cosa che era difficile fino a quel momento, perché fino a quel momento lì le fasi umane sì, erano due: eri un bambino e poi diventavi un uomo, avevi i pantaloni corti e poi ti mettevano il vestito di tuo padre. Mentre invece per la prima volta il ministro Bonnella nel 1960 fece l'interpellanza parlamentare contro i blue jeans, perché diceva che erano dei scappa dove si schiaccia la signora con sì, la sua ne buttò un tovagliolo per coprirsi il decolto. Insomma, cosa è accaduto? Quindi, beh, parodiata di questa scena, parodiata nella tentazione del dottor Antonio di quindi quello è il momento in cui l'Italia si affaccia a questa categoria. E di questa categoria chi si accorge per primo? Ovviamente se ne accorgono le giuste, si accorge le giuste. Perché ci si rende conto che i ragazzi non ascoltano più il Lavizzi, il Gino Latina, la radio, ma vanno a comprare 45 giri al negozio, sì, già dimoranti, vanno a vedere i giovani con i capelli lunghi e i calzoni a zampa. Sì, questo è un po' più avanti, qui siamo ancora all'inizio, in cui diciamo il massimo della rivoluzione era scaturito dalla carità Pavone, però già era qualcosa, si andava a vedere i musicarelli, si andava, e arrivano i jukebox, quindi diciamo l'industria capisce che lì c'è un terreno da esplorare, c'è una nuova categoria di consumatori che si chiamano teenager. Quindi la musica esemplifica proprio questo passaggio che è fondamentale. Comunque è meritato questo visto che tu hai ricordato Gino Paoli, dicevo abbastanza, vorrei raccontare un piccolo aneddoto. Gino Paoli è stato anche deputato, siamo stati nello stesso gruppo parlamentare, la stessa. Poi, dato che c'era un problema, c'era la commissione dei trasporti dove nessuno voleva andare, e a un certo punto io, presiedevo lo sto gruppo, ho detto qualcuno ci deve pure andare, e gli ho detto, senti, fammi un favore personale, vai alla commissione dei trasporti. Perché ricordo questo? Perché in questo momento siamo all'età degli anni Ottanta, nascono i sindacati di base molto aggressivi, e nascono intorno alla figura di un macchinista terribile. Questo macchinista terribile a un certo punto cominciò a chiedere di essere ricevuto dai gruppi parlamentari, tutti dissero no. Quando arrivò a me questa, io dissi, e tutti dissero, ah, adesso arriva a questo, ho detto a Gino Paoli, tu sei la commissione trasporti, vieni. Allora, da questa stanza entra questo signore che non lo sbianca. Da quel momento in poi siamo con gruppo alla sinistra diventati l'interlocutore dei mediatori rispetto a questo movimento. Quindi la musica può aiutare il mondo e può aiutare anche a risolvere i problemi. E qui adesso abbiamo un momento canonico di premiare questo tuo libro polifonico. Quindi io chiamo, vediamo non imbrogliarmi, che il presidente Amedeo Di Maio a leggere la motivazione di questo premio letterario, e chi meglio di Enzo Paolini, che è musica, passione per la letteratura, ti premierà e per e quindi lo coinvolgerò. Vi devo fare il microfono. Prego, lo leggo io o prego? No, come vuoi. Allora, contaminando in ogni sua pagina il vero e il vero simile, il 1960 di Leonardo Colombati è un tributo originale e sorprendente alla grande tradizione del romanzo storico. Ma l'autore non dimentica mai che la storia di cui si tratta nel suo romanzo è quella italiana. Il vero e il vero simile sono ingredienti necessari ma non sufficienti dell'invenzione. Per completare il suo quadro, la tavolozza dello scrittore deve contenere anche una notevole quantità di assurdo.
a partire dal fatto che tutti gli eventi raccontati, nel loro ferro concatenarsi di cause ed effetti, hanno la loro origine in una cucina. È solo per darsi un po' di importanza che un ufficiale dei servizi segreti, nella torre d'estate del 1960, inventa dal nulla un complotto golpista che dovrebbe prendere le mosse niente meno che dal rapimento del presidente Tronchi. La logica imporrebbe di verificare, prima di ogni altra cosa, la fondatezza della notizia, ma le menzogne hanno ancora più potere della verità quando si mettono in piedi sul terreno succiovevole del complotto. Fanno da sfondo a questa follia di ciò che olimpici di Roma, che furono anche il simbolo dell'ingresso dell'Italia nella modernità, proprio all'alba di un boom economico e demografico senza precedenti. Con immensa erudizione e perfida ironia, Colombatti ci guida nei meandri di un potere che è sempre occulto, anche a maggior ragione se non ha nulla di vero da nascondere. Ne emerge un ritratto della nostra società di rara perspicacia tecnologica e politica, sempre in bilico tra il comico e il tragico. La Roma del 1960, descritta da Colombatti, si potrebbe dire in sintesi che è un labirinto da cui nessuno può dirsi sicuro di essere uscito. Leonardo Colombatti, uno dei grandissimi protagonisti dell'Olimpiade che lui ha raccontato, che secondo me è entrato poi nell'immaginario di tutti noi, non solo degli sportivi, Mino Benvenuti, e che non è potuto giungere a Cosenza in tempo, ma avrebbe sicuramente interpretato effettivamente in maniera plastica lo spirito, l'immaginazione di Roma, così come noi l'abbiamo vissuta, io ero bambino nei primi anni 60, ma attraverso le immagini di Pepe Michila che a piedi scalzi arriva, passa vicino al Colosseo per completare la maratona, o di Wilma Rudolph che vince i 100 metri. Insomma, è una Roma che in quel momento cresceva e che faceva diventare poveri ma belli gli italiani, e se non so se questo poveri ma belli si può, diciamo, fare un parallelismo con i poveri ma infelici, ma in quel momento è una cosa che volevo dire stamattina a Chiara Saraceno, che è forse uno degli elementi che diciamo, spinge verso il pensiero che un contesto dello Stato, istituzionale, può aiutare a vincere la povertà e la speranza in un futuro migliore. In quel momento in Italia c'era quella speranza. Adesso meno, quindi è giusto dire poveri ma infelici. In quel momento un film famosissimo, Poveri ma belli, delineava un paradigma di un'Italia che non c'è più. Poi continueremo. Rinfacciamo quasi il romanzo con un Albert Borges parlando di labirinto, si evocava il cinema, c'è un proprio giudizio critico che dice in Pellini Roma muore, in Pasolini Roma uccide, nell'altra Roma cosa succede? In grande Roma c'è tutte e due, anche perché ci sono sia Pellini che Pasolini. Io appunto non ero informato dei fatti, nel senso che sono nato nel 1970, ma ho subito come tutti la fascinazione, e diciamo così, si può anche avere nostalgia di un periodo che non si è mai vissuto, la fascinazione, la nostalgia degli anni 60 e da romano, appunto, di quell'estate che è stata finalizzata. Da quando direbbe il mio collega Milano. Sì, e poi soprattutto quell'estate lì, è stata la luce vita delle Olimpiadi, insomma, Roma è stato un momento molto importante. Per me quella Roma lì era tanto reale quanto quella che io invece ho imparato a amare nella letteratura, ovviamente. Ma anche e soprattutto nel cinema, quindi per me la Roma del 1960 era anche Alberto Sordi, Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman. Appunto, io racconto nel libro
mescolo personaggi personaggi realmente esistiti, personaggi realmente esistiti e personaggi presi appunto dal cinema e dalla letteratura. E tanto per fare così un esempio, Silvia Coscina a quei tempi era l'amante di Tambroni, che fino ai fatti tragici del 1960, quindi proprio un mese e mezzo prima, era presidente del Consiglio. C'era un dossier su Tambroni preparato dal capo del SIFAR, c'erano delle fotografie di Silvia Coscina che appunto in atteggiamenti così intimi con Tambroni. Nel libro c'è questo, ma a un certo punto c'è anche uno dei personaggi inventati nel libro che va a prendere questa ragazza che si chiama Cesira e la porta in un ristorante allo Zodiaco a vedere tutta Roma. Questa scena io l'ho presa di pari passo dal film di Luigi Zampa che si chiama Lato lui, l'altra lei, e Cesira è appunto il personaggio da Silvia Coscina. Quando arrivano al ristorante, uno dei camerieri dice a questa ragazza, dice, non so che lei mi ricorda, questo lo dicono tutti, perché appunto per me quella Roma lì è una Roma allargata, una Roma gonfiata non dal mio ricordo, ma da quello che io ho usato, visto e ascoltato nella musica, nel cinema, nella vita. Un applauso al dottor Qual è la tua opinione? È che io devo ancora leggere questo libro, a questo punto sono quasi posseduto dall'ansia di leggere questo libro, sinceramente. Abbiamo avuto diversi momenti di difficoltà della democrazia italiana. Perché siamo l'unico paese che ha avuto quasi una commissione permanente per le strade. Ma poi, diciamo la verità, militari, servizi di sicurezza, soprattutto servizi di sicurezza, hanno giocato un ruolo molto pesante, molto grave. Le deviazioni dei servizi segreti, la parola è assolutamente inadeguata, non vorrei usare altri termini. Perché i servizi di sicurezza sono stati per lungo tempo istituzionalmente una deviazione all'interno, perché sono, racconto io, noi abbiamo pacchi di sentenze che, cominciare da Piazza Fontana, andando oltre, raccontano quasi si scappa il ruolo dei servizi. Sulla questione dei militari è un po' più delicata, e lui lo sa benissimo, però in quel momento erano. Quelli erano gli anni di una, anche di una speranza politica. La speranza politica era il disgelo costituzionale, centro-sinistra, c'erano giornali che si schieravano molto, molto nettamente contro. Dico una cosa che in questo momento può sembrare blasfema, dietro la santificazione di Montanelli, ma sul Corriere della Sera, Montanelli contro il centro-sinistra scrisse delle cose, perché dobbiamo ricostruire sinceramente quella che è stata la storia di questo paese. E allora l'occhio verso i militari era molto attento, era molto attento. Quindi il discorso che sarebbe stato solo complottismo. No, tra l'altro, questa cosa che mi ha sorpreso, perché io avevo studiato per anni questa cosa, non ne sapevo molto quando ho iniziato. La cosa che mi ha fatto impressione è sapere che nel 1960 il Servizio Segreto Militare Italiano, il SIFAR, era di fatto direttamente controllato dalla CIA. Cioè, non soltanto controllato, ma le forniture di tutta la tecnologia venivano date dalla CIA, e tutto quello che faceva il SIFAR veniva tramite l'ambasciatrice americana dell'epoca, che era Claire Mottoli, veniva data dalla CIA. E non esiste, ma per statuto, una cosa più nazionale e quindi non internazionale di un servizio segreto. Cioè, un servizio segreto non può essere alleato, mentre meno dipendente di un altro servizio segreto. Noi di fatto eravamo a questo punto mi viene naturale che il mondo di Stefani questa dipendenza politico-economica, spionistica dell'Italia in questo parco atlantico per l'America è stata allontanata da lei come non potrei
situazione qui è così complicato anche per uno, molto di più per uno di fuori, ma si sente sempre che l'Europa del Sud, questa crisi che ha attaccato l'Europa del Sud, sta distruggendo il futuro della gioventù che non riesce a trovare un modo di andare avanti con una carriera che sta anche lasciando i loro paesi. Questa è la cosa più chiara che ho capito della situazione. La sua drammatica, la crisi, lo stesso ragione il suo libro di stamattina tocca questo elemento, la povertà che aumenta. Mi veniva da ripetere ascoltando stamattina il dibattito, c'erano posizioni, perché lei l'ha appena richiamata dopo, già circa 40 anni fa che parlavano di reddito universale, i francesi, sembrava un po' una teoria, perché anche ci fu un momento molto contrapposto negli anni 70 da chi era preso il rifiuto del lavoro, poi è diventato lavoro zero. Oggi vediamo che parte della sinistra sta con difficoltà di ventilazione e lotta politica su questo punto. Crede lei che in questo momento la crisi sia grande, dopo questo dibattito di questi giorni, inevitabilmente quello che lei ci restituisce con il numero di studi ahimè si aggraverà, per me è una questione di sfida per il suo studio, come diceva stamattina, anche perché è meglio non evocarla. No, innanzitutto c'è una cosa che stamattina non ho avuto modo di dire, ed è che la crisi ha colpito molto di più il sud, non il sud Europa, ma dentro l'Italia ha colpito molto di più il sud, il che non è così automaticamente evidente, perché noi sappiamo che gran parte del lavoro che si è perso ha riguardato la manifattura, ha riguardato occupazione maschile, ha riguardato l'industria che sta prevalentemente a nord, centro nord. Eppure, e questi sono dati dell'Istat, se noi andiamo a guardare in termini assoluti si è perso molto più occupazione nel mezzogiorno, cioè il grosso dell'occupazione si è perso nel mezzogiorno, che pure partiva da livelli già da posizioni molto svantaggiate, e questo ha ampliato il divario, cioè mentre negli anni pre-crisi con una lentezza esasperante si stava un pochino chiudendo il gap, si è cominciato ad ampliare, ma non è solo questo. Se noi andiamo a guardare gli effetti delle politiche di austerità, di nuovo, e questo sono dei meridionalisti che l'hanno chiesto, che l'hanno segnalato, sia in termini relativi che in termini assoluti, le riduzioni del welfare sono state più forti nel mezzogiorno. Per cui noi siamo in una situazione in cui già prima il welfare più che compensare si sovrapponeva alla disuguaglianza. Ma adesso questo sta diventando ancora più evidente, quindi se l'Italia complessivamente fa fatica a recuperare, per quanti anni ci hanno detto che c'era la luce in fondo al tunnel e che di lì a 6 mesi le cose sarebbero andate meravigliosamente o comunque meno, adesso qualche piccolo segno di ripresa c'è, è una ripresa tanto molto piccola, e che, come mi insegnava mio zio quando mi parlava del piano Marshall, e che rischia di andare molto più di corsa nel centro-nord, che ha più risorse di quanto possa avere nel mezzogiorno. E quindi c'è il rischio che anche la ripresa non solo sia molto disuguale, ma ampli le disuguaglianze territoriali invece che ridurre, qui c'è comunque davvero, sono d'accordo con Stefano, una responsabilità delle classi politiche e imprenditoriali del mezzogiorno terrificata, passati, presenti, inappellabile, cioè inappellabile.
Io non so se quello che succede in Francia ci sono, cioè, è pratico e sta colpendo le nostre vite complessivamente in un modo che probabilmente non riusciamo ancora a cogliere. Non so se avrà degli effetti sulla povertà o sulla disuguaglianza, se questo mi sembra un po' complicato e forse semplicistico da parte mia dire. Tenderei invece a spostare la cosa sul fatto che stiamo attenti, così come prima della crisi la ripresa dell'occupazione ha riguardato in modo molto disomogeneo le popolazioni, anche adesso la ripresa dell'economia e dell'occupazione rischia di ampliarsi se non è ben governata. E se non io non so se ci sarà questo piano, visto che forse sparisce dal patto di stabilità. Però al di là del piano, cioè, c'erano stati nel passato, quando c'è stato il ministro Banca, poi in parte anche il ministro Triglia, uno sforzo di pensiero sul mezzogiorno, anche sull'uso dei fondi strutturali, eccetera, faticosissimo, io ho parlato con entrambi, cioè faticosissimo proprio per il rapporto con le classi meridionali, politiche e territoriali, però c'era stato un inizio che poi è finito, tanto su sparite, non c'è più nulla di questa esperienza, non ha se diventato come spesso succede all'Italia, e quindi siamo rimasti alla casualità o alla singolarità, perché sono anche delle cose meravigliose che succedono nel futuro, delle cose belle, impensabili in altri luoghi, però che sono troppo frammentate, isolate e che soprattutto non riescono a trovare un humus organizzativo di cultura politica eccetera che le faccia diventare più sistema e meno occasionali fiammate che sono legate all'esperienza del momento. Bene, professor. Non la interrompo perché lei merita questo premio Economia e Società per il suo lavoro. Non basta la povertà è il tempo della crisi, la prego di alzarsi e prego anche Anna Salvo di raggiungerci per leggere le motivazioni e l'avvocato Andrea Pisani Massimo Ormile di essere con noi per consegnare il premio al nostro signore. Grazie Anna. Ah, è cosa interessante. Hai bisogno di un microfono? No. Allora, il libro premiato si occupa di un tema frequente nelle ricerche di Chiara Saraceno, la povertà e la diseguaglianza, dalla quale la prima spesso discende. Chiara Saraceno accoglie con indignazione civile e con passione intellettuale, credo che questa mattina ce ne ha dato un esempio, alcuni elementi di novità nel tempo che viviamo rispetto al tempo definitivamente passato, nel quale nasceva e cresceva la protezione sociale e lo fa attraverso rigorose analisi, anche empiriche, ma anche ricorrendo alla memoria individuale e collettiva della sua generazione e attingendo la sua lunga esperienza in organismi istituzionali, consultivi e decisionali che si sono occupati, che si occupano di questa materia. La novità principale e tragica è che il lavoro non basta per uscire dalla povertà. Se l'ingresso nel lavoro diviene sempre di più realtà oppressiva e vessatoria, allora non può che ridursi la speranza e diffondersi l'insicurezza individuale e collettiva. L'autrice ci racconta anche della povertà dei bambini, 2 milioni in Italia, lo ripeto perché stamattina mi sono detto 2 milioni ed è giusto che risuoni ancora, resa invisibile dalla nostra autocensura, tacitata e non riconducibile a quella rappresentazione diffusa nel senso comune secondo cui la condizione di povertà è responsabilità dei poveri stessi.
La povertà in Italia è una questione di fatto mai affrontata, direi uno scotoma nel campo visivo dello sguardo politico, mentre divengono sempre più urgenti politiche inclusive che comprendano il sostegno al reddito e che Chiara Saraceno giustamente ritiene pienamente fattibili in un paese che voglia considerarsi civile. Personalmente e mi sto trascinando la banca in questa iniziativa. E amo la mia città, Napoli, nonostante ne ero un eroe. Un riferimento politico, perché la base dell'elezione, nella sua, nel momento in cui lei diventa un candidato per il Quirinale, al di là sappiamo dove andare, un movimento trasversale civile di questo paese che lei ha visto un punto di riferimento che rappresentava queste cose, le dico per esempio, ho in mente il territoriale di Guaira, che le dava durante l'estate i suoi studi per come molte cose le aveva capite molto tempo prima, quindi è una cosa che va al di là. E questo inevitabilmente l'ha messo anche in una posizione in un certo mondo politico culturale. Non ero ferrato che qui continuiamo a stimare la scrittura ma non i contenuti, per esempio continua a staccare il suo nome e lo dà dando del ruolo. Questo è come ci vedevamo prima la carriera, giusto, è anche che non è superbo e assolutamente non compie al petto per tutto. Ma questa cosa, lei esiste e lei continua a essere riferimento. Io volevo dare la mia gratitudine per cui ha scritto un libro che collega l'amore al diritto, che è una cosa che ci rende, ci dà degli strumenti molto buoni per il nostro mondo. Ma io a un certo momento in poi, proprio perché ormai il diritto è debordato, aprite le pagine del giornale è tutto diritto, bene o male, dritto, rovescio, non puntiamo troppo, non usiamo pensando che sia un passepartout e soprattutto quando il problema è quello del governo, della vita, la libera costruzione della personalità, l'autodeterminazione, il diritto deve avere più la funzione di guardiano delle frontiere o di rimozione nella lingua della nostra Costituzione, di rimuovere gli ostacoli. Quella è una bellissima espressione. Ecco, vorrei dire una cosa, bella lingua. Ahimè, io non entro adesso nella discussione sulla riforma costituzionale, ma l'onore linguistico del testo di riforma del Senato. C'era, a un certo punto questi signori dissero, c'era Benedetto Croce alla Sagrada Figura, quando ebbe il primo testo disse mandiamo a Pietro Pazzi, che era allora il linguista, cioè questi signori avevano un rispetto dell'opinione pubblica e l'orgoglio del prodotto non era autoreferenziale. Io poi ho trovato questa cosa per caso il testo di Pancrazio, ho trovato così per caso che ho avuto per un momento la tentazione di portare, poi invece l'ho dato al Presidente della Camera, l'ho dato a Tullio De Mauro, non era giusto perché si facesse questo. Allora torniamo a questa mia vicenda
privata, no, è pubblica. Posso dire, proprio perché conosco il mondo politico italiano, vizi, virtù, sono stato tanto tempo in Parlamento, non mi sono mai, non dico fatto delle illusioni, ma non ci pensavo proprio alla possibilità di essere detto. Io sono qui con mia moglie, il giorno racconto sempre, il giorno in cui cominciamo a avere il primo scrutinio, mia moglie capisce di politica molto più di me, aveva detto tanto tempo prima sarà Marini il candidato. Ci sediamo e diciamo, beh, adesso lo eletto, e così questa storia finisce. Poi non è finita, è andata avanti, non voglio adesso entrare in tutta una serie di dettagli, però io devo dire che quella candidatura mi ha regalato, adesso 82 anni, ne avevo allora 80, qualcosa che era assolutamente insperato, perché da quel momento in poi, ragazzi giovani, ma giovani sul serio, perché adesso si parla di quarantenni di un giovane, cioè ragazzi che hanno 18, 19, 20 anni, si comprano i miei libri, vogliono che li vado a parlare e mi dedica con attenzione, che posso avere, potevo avere di più, non dico che è stato un regalo straordinario che mi è venuto, e in questo senso è stato poi, perché l'abbia fatto, è un'altra faccenda che io posso tranquillamente dire in pubblico, speravo, non perché sperassi nell'elezione, ma che quella, ponendo una questione, cioè la, a mio giudizio l'insostenibilità delle alleanze dell'epoca, cioè che noi uscivamo dalla situazione semplicemente con le larghe intese, speravo che dicendo questo con quella candidatura si potesse aprire un'altra strada, ce l'avamo andati vicini con la candidatura di Romano Prodi, voi sapete che è andato in un'altra, ma questo è l'origine. Non pensavo, avevo fatto in quel momento un ragionamento tutto in cui, e invece poi ho avuto questo risultato assolutamente legato alla mia vita, che è una cosa un po' più importante della stessa missione. Certamente. Allora ci siamo questa benedizione. Il Franco Maria Greco. E Premier Manna Cancelletto, mi sembra quasi fatta in assonanza, prego, prego, professore. Civilista di formazione e giurista dei diritti costituzionali fondamentali, il professor Rodotà è stato pioniere innovativo quando ha affrontato temi come quelli dell'informazione nel tempo dell'elettronica, della bioetica e della privacy. La passione per la ricerca scientifica è stata in lui coniugata con quella per la politica e lo ha collocato sempre in prima fila nella difesa dei diritti individuali e nella tutela degli interessi diffusi. Il professore ha interpretato anche con ruoli istituzionali e sempre in modo autorevole il diritto del nostro tempo con un pensiero lucido e coerente, nutrito da un altissimo senso dello Stato, ma mai accomodante, anzi qualche volta persino controcorrente. Un percorso di impegno culturale segnato dalla cattedra di diritto civile all'Unità La Sapienza di Roma, di cui è professore emerito, dal contributo alla scrittura della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalla innovativa e lungimirante interpretazione della carica di presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali. Un percorso che si incrocia bene con la linea del premio Silla 49. Elaboratore di un pensiero ricco di idee, ma libero dai condizionamenti delle ideologie e da quelli di partiti, circoli e lobbies, ha scritto di storia e di neuroetica, di politica e di solidarietà sociale, di morale e di tecnologia, con una costante visione laica fondata sul diritto positivo. Uno dei suoi libri più apprezzati è dedicato al diritto di avere i diritti, quasi a svelare emblematicamente la modernità e la generosità della sua personalità e della sua visione del diritto come anello di giustizia.
è anche merito suo se oggi l'ordinamento mostra attenzione all'essere e non soltanto all'avere, alle persone e non soltanto ai soggetti, soggetti e non sudditi. Ha insegnato, ma oggi rappresenta di più, e cioè una guida nella confusa e la famosa ricerca di una nuova identità costituzionale del nostro Paese. E così, inusualmente, un premio letterario non consegna un messaggio al premiato, al contrario, il premio Sila 49 intende attribuire ad uomo enigmatico di Mimmo Palladino le caratteristiche di un uomo del nostro tempo, del quale conosce miserie e grandezze, e per questo sa, fra le altre cose, che in una buona carta costituzionale passato e presente si illuminano a vicenda, che le suggestioni delle nuove frontiere della società impongono adeguamenti rapidi, ma che non si può essere silenziosi sui diritti e che se questi vengono cancellati dal denaro e dal potere di un momento, presto nessuno sarà più libero. Queste caratteristiche sono riconosciute in Stefano Rodotà. Io ho dedicato fino all'università a mio figlio una
un'edizione della Costituzione, è scritto sulla prima pagina: difendila affinché il nostro paese rimanga quel grande paese che è in questo libro. Io spero che nel proseguimento dei suoi studi mio figlio abbia la possibilità di difenderla, questa Costituzione, e anche perché quelle due parole che sono l'invocazione di tutte le religioni del mondo, oddio, rimangano sempre staccate, ed è il motivo per il quale il premio Sila ha messo quei tre baffi bianco, blu e rosso che sono la bandiera francese, perché oddio rimanga sempre una, due parole staccate, un'invocazione e non una parola unita. Grazie a tutti. Grazie.